Mettendo caso che ci sia anche Geiuso oppure no, in questo 5 contro 5 che faranno probabilmente alle Survival Series tra il vecchio e il nuovo Judgment Day, chiamiamolo così. Tra il nuovo Judgment Day, scusami, e Priisteria e altri tre. Chi metteresti di fianco a Priisteria? È un problema. Cioè, se vanno avanti così, la domanda, ragazzi, torna sempre lì, non se ne esce. Ecco perché a una domanda precedente ho risposto che era la domanda da milioni di dollari. Cosa farà Geiuso? Perché tutto poi dipende da quello. Perché se Geiuso va a finire di là, per forza di cose, non può stare di qua. Quindi lo vedrei molto difficile, ecco. Lo vedrei molto difficile. Quindi se rimangono in due, allora secondo me in due funzionano alla grande. Cioè Rhea e Priest io li vedo proprio bene insieme come percorso. Hanno lo stesso vissuto lì dentro, hanno lo stesso per ora nemico fondamentalmente, ovviamente tradotto in Liv in Priest, ma anche negli altri fondamentalmente. Quindi a me piace un po' sta roba di tipo contro Revenge Tour di loro due. Se poi, ecco, paradossalmente dovessero andare un giorno a fare War Games, serve altra gente, perché è chiaro che loro due soli non possono fare War Games. Quindi dipende da Jey Uso e dipende da cosa vorranno fare. Però, sincero, io se non c'è un discorso di War Games, se non c'è un discorso di Jey Uso, a me loro due insieme è un bello stint come duo, a me piace, che si aiutano a vicenda nelle rispettive vicende, a me piace. Io vi giro questi tre nomi che mi sono venuti in mente intanto che ha parlato il Fiend. E se a fianco alla Mami e a Priest ci andassero Rey Mysterio, Dragon Lee e Bad Bunny? Ma è Stato tre. totalmente a caso. Beh, Rey Mysterio e Dragon Lee ce l'hanno un po' anche loro, come hai detto te, anche te all'inizio live, con il Judgment Day, magari potrebbero rubargli loro i titoli di coppia, come hai detto te prima, potrebbero essere loro Però a. secondo me cioè, diventa veramente una cosa solo per fare per forza il War Game. Cioè, mi diventa un War Vabbè. Games tirato proprio per le orecchie. Non c'è, cioè, vuoi fare il War Games? Ok, fallo. Ecco, Beh, la vedo così. perché è quello maschile di anno scorso, cioè di questo sì, di anno Quale? scorso, è quello dove c'era Cody. Anche Aspetta, quello io era. vado nella confusione con quello di Sami Zayn. Aspetta, quale dici? Ricordami i partecipanti. C'era il Judgment Day, quindi Priest e compagnia bella, Priest, JD, Finn Balor e JD e Dominic e Drew McIntyre e poi dall'altra parte Ah, c'era ok, quello dove Finn. torna Punk. Sì, dove torna Punk, dove torna Orton. Allora, io non ricordo bene queste cose perché non ce lo sapete che il mio leak di memoria non è semplicissimo. Però se non ricordo male, quello lì era tirato per le orecchie, però ti dava almeno un paio di spunti di possibili evoluzioni narrative importanti. Ora io non ricordo bene cosa erano, però ricordo che il mio hype non era tanto per la costruzione, ma quanto per, cioè, chi vince, vince, fate voi, era una cosa del genere. Però mi ricordo che mi aspettavo qualcosa del tipo potrebbe succedere questo, potrebbe succedere quello. Non ricordo cos'è, però, se sapete, io con la memoria non. Dovrei andare a vedere magari un pochino il mese prima di recap e ci arriverei. Detto questo, per tornare, il mio parere è quello. Cioè, se vuoi fare quei War Games, fallo, però mettere Priest con Rey, con Dragon Lee e con Bad Bunny, mancano 2 mesi, praticamente non l'hai visti praticamente mai interagire. Boh, ma mi sembrerebbe veramente un voler far per forza quel Beh. board game, piuttosto lo faccio, non lo so, in altre, cioè in un'altra storyline, o se no ne faccio uno solo. Anche Mo perché Bad Bunny io poi lo vedi lì, poi non lo vedi più, cioè, boh, un po' così. Beh, io il War Games del 2023, ecco, chiamiamolo così, quello che c'è stato l'anno scorso, è stato, secondo me, costruito molto a caso.
E non sarebbe strano vederne un altro costruito come, come ho detto io. Alla fine potrebbero metterci in mezzo i Sì, ma latini. la domanda è, Perché... ti piace? No, non mi piace. Allora, tu sai come la penso io su Wargames. Io sono sempre stato ultra critico sui Wargames perché per me non ha, nessuno ha un reale vantaggio a vincere un Wargames. Ecco. Non è un Hell in a Cell che chiude una rivalità, non è nulla. Cioè, per esempio, il Wargames dell'anno scorso, testuali parole di Cody o di Sami Zayn, adesso non mi ricordo chi di due l'abbia detto, che battere il Judgment Day, se lo batti o no, che lui vinca o perda, è ininfluente perché tanto il Judgment Day ritorna sempre. E però vai, fai un Wargames dove dici che li devi battere. Cioè, quello lì totalmente a caso. E quindi una costruzione così sarebbe totalmente a caso, sì, ma rientrerebbe in quelle cose che possono fare. Alla fine hai Rey e Dragon Lee che nella gabbia, secondo me, possono dar spettacolo a livello di salti o altro, benché a me non piaccia Dragon Lee, ecco. Però hanno possono avere un gancio narrativo, soprattutto con quello che è successo a Raw e nel caso loro vincessero i titoli di coppia dal Judgment Day. E poi ci infili dentro Bad Bunny perché Bad Bunny è anche lui è, dico, è tipo Puerto Rico, insomma, da tutte quelle parti lì ha già avuto un precedente con Priest, insomma, lo puoi ritirare fuori abbastanza facilmente, ecco. Però cioè, non mi entusiasma, cioè, anche mettendo il fatto che tu metti Jey Uso. Chi ci metti dopo di fianco a Jey Uso? Sami Zayn? Chi ci azzecca Sami Zayn con questo nuovo Judgment Day? Niente, cioè almeno lì hai un qualcosa. Puoi avere Rey che vuole menare il figlio, puoi avere Dragon Lee che si vuole vendicare di Carlito per averlo estromesso da WrestleMania 40, puoi avere Bad Bunny che ce l'ha, che va ad aiutare l'amico Priest, l'amico ritrovato Priest, insomma. La puoi, secondo me, giocare meglio, ecco. Mettiamola così, ecco. Poi non convince, no, però almeno hai un qualcosa che puoi costruire, ecco. Non so se ti ho convinto appieno No, perché fai un errore l'anno prima e lo vuoi rifare. Quindi, cioè, non è obbligatorio farlo per sto me il errore. Wargames è un errore, cioè No, il lascia Wargames. stare, ma non andare sul generico. Perché la stipulazione che a te non piace, a altri piace, ok. Però il succo è, devono farlo per forza. Cioè, ok, l'anno scorso hanno tirato per le orecchie, lo devono tirare per forza per le orecchie anche quest'anno. No, preferisco Secondo me di no. sarebbe meno tirato per le orecchie questo proposto da me che quello dell'anno scorso, per mia opinione personale. Allora, che lo faccio? Che ti devo dire? Io non lo farei proprio. Cioè, se No, ha ci sta. queste basi già reiterate dall'anno prima, preferisco non farlo, quello che dico io. Poi puoi dire è meno tirato dell'anno scorso, sì, forse sì, però è comunque tirato. Cioè, siamo a un mese e mezzo da un wargame teorico dove in base hai un partecipante, che è Sì, Priest. Priest e Ria, ai due partecipanti, Priest No, vabbè, e Ria non credo faccia i Wargames con gli uomini. Ria. Beh, potrebbe farlo come lo fa Liv con il resto del Judgment Day. Boh, non lo so. No, sarebbe un casino enorme anche lì, ecco, però potrebbero farlo. Poi magari ci zittiscono tutti e fanno i White Six con la nuova Judgment Day dentro i Wargames. Potrebbero anche tirarla fuori così, Avrebbe più ecco. senso quello, si attaccano subito. Sì, forse sì, è vero.